Vuoi iscriverti in ingegneria ma hai solo 6 in matematica? E allora sei demoralizzato perché pensi di non potercela fare? Oppure sei a tanto così da iscriverti ma sei preoccupato da complesse formulazioni matematiche e stai per mollare? Beh, dopo questo video saprai perché non devi essere un drago in matematica per fare ingegneria. Ciao amici, sono Marco, sono uno studente di ingegneria aerospaziale al terzo anno al Politecnico di Torino e in questo canale racconto la mia esperienza da studente. Andiamo subito al sodo perché se hai cliccato questo video potresti essere uno dei seguenti studenti: uno a cui non piace la matematica oppure va male, uno studente che va abbastanza bene ma non la ama, oppure il best matematico di tutta la scuola. Tutti questi studenti però sono accomunati dal fatto che vogliono iscriversi a ingegneria e sicuramente possono diventare dei grandi ingegneri. Quindi a ingegneria c'è molta matematica, abbastanza, ma prima di demoralizzarti al massimo, aspetta, senti cosa ho da dirti. Prima cosa che ho da dirti è che dipende da che ingegneria. Ai primi anni sicuramente affronterai i corsi base, quindi analisi matematica, geometria, calcolo numerico e durante questi primi anni apprenderai che imparare le basi delle basi è proprio la forza dell'ingegnere, cioè quello che poi ci contraddistinguerà dopo. Infatti, affrontando le basi, saprai poi dopo anche come affrontare le altre materie. E proprio perché hai affrontato le basi, nessun libro ti farà spavento, perché hai proprio le conoscenze per capire qualsiasi libro di qualsiasi libreria senza paura. Saprai come affrontare ogni testo, saprai come affrontare ogni situazione, perché potrai scavare dentro di te, dentro queste basi molto solide. Dopo dipende da che ingegneria. L'ingegneria è molto sfumata e quindi ci saranno rami che assolutamente useranno molto di più la matematica e rami che ne useranno molta meno. E soprattutto non vuol dire che essendo in un ramo non puoi aspirare ad un altro ramo. È talmente sfumato che io da aerospaziale posso puntare anche a altre industrie, non solo a quella aerospaziale. E l'esempio sicuramente più evidente è che ne so, un gestionale oppure un ingegnere informatico che possono andare a lavorare lo stesso nel settore aerospaziale, ma come anche ti puoi trovare esattamente in moltissime configurazioni diverse perché la traiettoria di carriera è assolutamente imprevedibile. Ad esempio, un mio professore, ingegnere elettrotecnico, adesso lavora nel campo della sicurezza aeroportuale. E attenzione solo ai ruoli specifici e se voglio andare a ricoprirli che ci vuole una laurea apposita e so che ci vuole esattamente quella, perché se voglio andare a fare il medico sicuramente non posso andare a fare filosofia, dovrò per forza laurearmi in medicina. Quindi, a parte situazioni molto specifiche, dipende dalla sfumatura. Si può anche dopo lo stesso fare la differenza, per cui posso diventare lo stesso progettista anche se ho fatto gestionale, però semplicemente sarà molto più complicato, dovrò metterci molto più sforzo mio al di fuori dell'università. Sarà semplicemente più difficile, ma non impossibile. Il fatto che tutti i laureati escano con lo stesso pezzo di carta, con la stessa dicitura, non vuol dire però che andremo a fare lo stesso lavoro. E non tutti sono anche tagliati per andare a fare ruoli tecnici. Quindi non è detto che diventerai per forza un progettista, che diventerai per forza inserisci qua nel campo quello che ti pare, ma essendo la carriera imprevedibile, vedrai poi nel seguito cosa diventerai davvero. Altro punto importante è che non devi diventare un matematico. Combatti le giuste battaglie, soprattutto all'inizio, perché i primi anni i professori che ti troverai saranno dei fisici, dei matematici, e quindi per loro sarà assolutamente tutto importante, ma non è così. Imparerai molto presto che molti argomenti sono quelli cardine dei corsi, mentre gli altri sono messi lì solo appunto per prendere 30. E l'esempio ad analisi 1 è che io tranquillamente non ho studiato né gli integrali né le equazioni differenziali, eppure ho passato lo stesso analisi 1 tranquillamente, ma semplicemente mi ero concentrato su tutte quelle cose che erano veramente cardine, quindi tutta l'analisi di funzione, come è giusto che sia nel corso di analisi, l'avevo fatta molto bene e ho tralasciato tutti quegli integrali della Madonna che sono complicati da risolvere, c'è un modo esattamente specifico per farlo e se non azzecchi quello perdi un sacco di tempo e tutte quelle robe che alla fine sono messe lì solo per complicare e per far raggiungere un voto altissimo. Mai vi troverete di fronte a degli integrali o delle equazioni differenziali così difficili e l'esempio più lampante è il fatto che ad analisi 2 ci sono degli integrali banalissimi che sono super risolvibili.
inassolvibili e sono quasi come l'area del rettangolo. All'università quindi capirai che studiare per imparare è diverso da studiare per l'esame. Imparerai che il matematichese è un linguaggio e bisogna imparare a districarsi attraverso di questo. Capirai anche che le implicazioni, i concetti sono molto più importanti delle dimostrazioni in sé. Anche perché poi alla fine le dimostrazioni sono praticamente robe fatte a memoria o passaggi algebrici e basta. E infatti proprio su questo punto molti si perdono nelle dimostrazioni, nell'imparare a memoria questi passaggi algebrici, che poi perdono il reale senso delle cose, il perché esiste la matematica, perché pensano che se sanno le dimostrazioni a memoria allora sanno anche la materia, cosa che non è assolutamente così. Non vuol dire che hai capito l'implicazione profonda, non vuol dire che hai capito il concetto che c'è alla base di quella dimostrazione. Quindi sapere la dimostrazione non dimostra nulla. La matematica allora è inutile? No, ma non è assolutamente tutto. Alla fine il ragionamento logico e il ragionamento strutturato è la base, ad esempio, di analisi 1. Molti teoremi quindi alla fine sono solo robe logiche trascritte in matematichese. Anche perché per sapere analizzare un grafico io lo guardo e diciamo che l'analisi di funzione è ok, tocca questa cosa qua, allora fa così, oppure se fa così allora questa roba è cos'ha. Ecco, più o meno è questo il ragionamento che bisogna fare. In realtà la matematica è anche cosa diversa da quella che ci si immagina alle superiori, non è proprio esattamente quella. Diciamo che la base è che alle superiori i professori non hanno molto tempo per farti amare questa materia e spiegarti veramente in fondo queste cose, oltre al fatto che non è detto che lo sappiano fare. Al lavoro a nessuno interesserà delle dimostrazioni e si utilizzeranno calcolatori che faranno per te i conti, e quindi alla fine se lo fa il calcolatore allora perché studiarla? Perché devo capire più o meno la sensatezza di alcuni conti. Certo che se sto progettando un carrello della spesa e dico che una nonna lo spinge a 800.000 km orari, non è coerente, ecco. Questa serve la matematica, a capire anche la logica e la coerenza delle cose. Si ritorna sempre al discorso del più logica che non conti e matematica. Sì, però come posso fare se veramente non mi piace e vado male? Se hai cliccato questo video vuol dire che almeno una base del voler iscriverti a ingegneria c'è. Non farti frenare dalla matematica. Stai calmo, capisci e abbi consapevolezza che si può fare, puoi fare ingegneria, semplicemente ci dovrai mettere un po' più di energia su alcune materie nello specifico. Quindi positività e consapevolezza che ce la puoi fare a patto di impegnarti tantissimo. Nel futuro infatti potresti benissimo essere un grandissimo progettista, eppure ti stai limitando solo per questo fattore della matematica. Se vuoi diventarlo allora usa questa motivazione per spingerti oltre questo ostacolo. Come ho già detto, le cose complicate sono superabili, bisogna semplicemente esercitarsi tanto, sbatterci la testa o comunque trovare una maniera nuova per rivedere queste cose, per far sì di codificarle nel proprio cervello nella maniera giusta, perché non tutti ragioniamo la stessa maniera, non abbiamo bisogno tutti degli stessi input o delle stesse cose per arrivare allo stesso risultato. Attenzione anche al fatto che è possibile che non vi sia andata giù fino ad adesso perché non l'avete affrontata nella maniera giusta per voi, quindi provate a trovare modi differenti. Io vi posso consigliare ad esempio Salvo Romeo oppure Elia Bombardelli, con cui io ho passato analisi 1 praticamente. Se avete la possibilità economica fate ripetizioni, insomma trovate la maniera che più si addice a voi, cioè non dovete pensare che c'è un modo standard per tutti di imparare la matematica, trovate il vostro modo, la vostra maniera di imparare le cose. Voi ora sapete fare delle cose che prima non riuscivate a fare, e come mai ora siete capaci? Semplicemente perché avete iterato su queste, cioè vi siete esercitati più volte, siete andati a fare più esercizi, siete andati a migliorare delle cose che avete continuato a farle e vi siete perfezionati ogni volta. Quindi imparate questo concetto di praticare e esercitarvi, perché è questo che vi farà davvero sfondare a ingegneria. Cosa però più importante da tenere a mente mentre si fa pratica è dell'essere gentili con se stessi, perché sono cose che magari state vedendo per la prima volta o comunque dovete perfezionarvi, quindi è normale fare errori ed è proprio l'errore che vi farà migliorare, perché vi dovrete rendere conto ad esempio del perché state sbagliando una cosa, perché fate quell'errore, ed è da qui che si fa la differenza.
apparenza. L'errore è una cosa magnifica, dovete solo prenderlo con lo spirito giusto, cioè con gentilezza. Soprattutto facendo pratica, creerai nella tua testa dei pirulini che ti faranno quindi capire delle cose a te. Cioè, ognuno nella testa ha i propri pirulini che vengono toccati in maniera diversa per riuscire a dare un output. Quindi avrai degli stratagemmi tutti tuoi nella tua testa che ti aiuteranno a comprendere la matematica, perché alla fine nessuno ragiona in matematichese e infatti tutti codificano e decodificano le informazioni attraverso i pirulini che si sono formati nella loro testa. Ci metterai tempo però a costruire questi pirulini, quindi datti tempo, perché un pirulino per me sarà più difficile da formarsi rispetto magari a qualcun altro, ma questo non vuol dire che allora non posso essere in grado di interpretare la stessa cosa. La matematica, come già detto, ha molti modi per arrivare alla soluzione, semplicemente tu devi trovare la più congeniale a te. La pratica e la costanza a volte sono molto noiose, però sai perché lo stai facendo. Usa questa cosa per riuscire a superare l'ostacolo, usa la motivazione per andare oltre. Sai perché lo stai facendo e una volta superato l'ostacolo godrai come un pazzo a sapere che ce l'hai fatta. Praticare con costanza e cercare di migliorarsi ha, vediamo quante possibilità, 100% di possibilità che tu ce la faccia. Il fatto che andrete al poli vi cambierà anche soprattutto da questo lato, perché inizierete proprio a pensare anche in maniera matematichese. Quindi il fatto di essere immersi in questa cultura, il fatto di praticare anche quando non ve lo immaginate, in realtà vi farà proprio entrare dentro questa modalità di pensiero. Diventerà quotidianità, molte cose le userete veramente tutti i giorni. Purtroppo riconosco che a scuola il fatto di saltellare da una materia all'altra non vi aiuta, ma in università farete delle cose che sono abbastanza coerenti tra di loro e sono in un ambito abbastanza ristretto e specifico. Quindi riuscirete ad entrare bene nella mentalità, riuscirete ad approfondire bene le cose e riuscirete soprattutto in cose che magari adesso non vi vengono, perché, come giusto che sia, state saltellando in tante piccole materie e dovete capire bene la vostra branca. Però se siete appassionati di ingegneria, non fatevi fermare da matematica, perché in realtà è più facile di quello che sembra. All'università infatti farete esattamente questo, cioè entrare in una mentalità specifica, riuscire a entrare nelle argomentazioni che stanno lì o comunque intorno a un concetto. Detto questo, serve essere bravi in matematica per fare ingegneria? Dal mio punto di vista no, basta trovare la giusta motivazione e se volete diventare ingegneri assolutamente ce l'avete. Fare pratica vi farà fare il salto di qualità. Se avete cliccato questo video vuol dire che ingegneria, almeno in una piccola parte di voi, volete farla, quindi non mollate e siate convinti di questa parte che vi spinge a farla. Non fatevi bloccare solo dalla matematica, perché è molto più semplice di quanto pensiate e soprattutto più l'affrontate più diventa facile la cosa, più sarete a vostro agio ad usarla. Bisogna trovare il giusto modo per farsi andare bene delle cose, il trovare le giuste battaglie, trovare il proprio metodo per capire alcuni concetti fondamentali che poi alla fine sono logiche. Sono concetti e non sono formule, non sono dimostrazioni. Spero che ti sia piaciuto quello che avevo da dire. Qua ti lascio il mio ultimo caricamento. Scrivimi delle argomentazioni se sei d'accordo o in disaccordo con me qua sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video.